Dottoressa Erling. Buongiorno. Sì, salutiamo naturalmente anche Marta. Buongiorno Michele. Ciao. E quindi possiamo cominciare a dare inizio, possiamo dare inizio alla conversazione di oggi pomeriggio. Sì. Come sapete, essa riguarda appunto il bicentenario della nona di Beethoven e abbiamo invitato per questo un amico molto caro, e Armando Torno, che è stato altre volte ospite molto gradito dell'istituto anche negli anni passati, che illustrerà con la sua competenza il tema insieme all'amico Giovanni Udica, che è altrettanto esperto di questi temi che riguardano l'esperienza musicale. Quello che voglio dire è che questa iniziativa non è casuale né un accidentale nell'ambito delle iniziative dell'istituto, perché la giunta scientifica dell'istituto, di cui peraltro l'amico Udica fa parte, ha ritenuto di assumere proprio come uno degli elementi fondamentali dell'attività dell'istituto, del lavoro dell'istituto, dare uno spazio importante alla musica, all'esperienza musicale nelle sue varie complessità. Appunto per questo noi abbiamo lavorato come istituto anche con il Teatro San Carlo di Napoli, in modo da stabilire, come stiamo facendo, una convenzione che consenta agli alunni dell'istituto, agli allievi dell'istituto, di poter frequentare le iniziative appunto del Teatro San Carlo. È un'esperienza anche questa molto importante, che ha avuto già dei riscontri precisi sia nel caso della rappresentazione della Norma che della Gioconda di Ponchielli. In entrambi i casi appunto allievi degli istituti sono stati ospiti del Teatro San Carlo, e anzi approfitto dell'occasione per esprimere un ringraziamento al sovrintendente del Teatro San Carlo Lissner e alla direttrice del teatro, la dottoressa Spedalieri, che ci hanno aiutato nell'andare in questa direzione, consentendo appunto agli allievi dell'istituto di partecipare a queste iniziative importanti del teatro. Come ho detto, è una linea, se si può utilizzare un termine un po' roboante. Ma no, Sussa, come fai? Sussa, ma sei matta? Che l'istituto si è dato e che intende continuare a darsi. Noi speriamo anche di organizzare, in occasione della conclusione delle attività dell'istituto quest'anno nel mese di giugno, un piccolo concerto nelle sale dell'istituto, e sarebbe nostra intenzione affidare la direzione al professor Sasso, Giorgio Sasso, che appunto insegna appunto anche a Napoli, nel Conservatorio di Napoli, e che intendiamo coinvolgere in questa esperienza. Quindi ribatto su questo, questa conversazione non è affatto, come devo dire, casuale né accidentale, né qualcosa non destinata a lasciare traccia. Al contrario, rientra all'interno di questa riflessione più ampia che gli organi direttivi dell'istituto hanno ritenuto di fare riguardo la centralità della musica e dell'esperienza musicale nell'attività dell'istituto, e quindi nella formazione degli allievi che lavorano dentro l'istituto. Come ho detto, con noi oggi sono Armando Torno e Giovanni Udica, i quali ci parleranno di questo testo fondamentale che è appunto la nona di Beethoven, e ci illustreranno appunto con la competenza che hanno il dritto e il rovescio di un testo così complesso. Se siamo d'accordo, darei per prima la parola ad Armando, se siamo d'accordo. No, meglio che cominci il professor Udica. In modo che possa... Facciamo così o vogliamo darla prima a Udica? Come volete. All'inizio voleva fare la professor Udica. Cosa pensi? Facciamo così. All'inizio voleva cominciare il professor Udica con... Allora facciamo cominciare Udica. Prego, Udica. A te la parola. Grazie, mi sentite? Sì, adesso sì. Benissimo, benissimo. Benissimo. Grazie. Allora, vi dirà tutto, o quasi tutto, o molto, vi dirà qualcosa della nona sinfonia il nostro speaker principale, l'amico Armando Torno, perché è impossibile
dire tutto sulla nona sinfonia, sono troppi i punti di vista, i contenuti, gli aspetti non solo musicali ma culturali, storici, che accompagnano l'ultima grande sinfonia di Beethoven, che conclude un percorso eccezionale, straordinario, iniziato nel 1804 con la terza sinfonia, proseguito poi con la quinta, la sesta, l'ottava, la settima e con la nona. Sono giganti, sono fossero montagne, sarebbero tutti oltre gli 8.000. Ecco, io vorrei partire dall'ultimo e raccontarvi un breve aneddoto. Beethoven aveva un caratteraccio, come è noto, era scorbutico, antipatico, sempre di cattivo umore. Pensate che ha cambiato 30 case nel periodo in cui è stato a Vienna, quindi un trasloco o anche due traslochi all'anno, perché non andava d'accordo col padrone di casa, non andava d'accordo con i vicini di casa. Lui suonava il suo pianoforte giorno e notte e rendeva impossibile la vita ai vicini. Era veramente un uomo solo, disperato, sempre più sordo e avviato a una sordità assoluta al momento della nona. Ma alla fine di questo straordinario percorso, Beethoven ha avuto un momento di gioia, cioè l'inno alla gioia ha contaminato il suo autore, che non è Schiller in questo caso, ma l'autore musicale, Beethoven. E a questo riguardo vi porto una testimonianza eccezionale, anzi vi porto un testimone oculare. Questo testimone è il giovane Richard Wagner. Wagner aveva 21 anni e era, come sapete, un autodidatta. Lui imparava la musica copiando e ricopiando. Copiando si impara, si dice anche, e i pittori imparano a dipingere copiando i quadri dei grandi maestri, e Wagner imparava la musica copiando e ricopiando testi musicali. Il suo sogno era poter incontrare Beethoven. Allora cerca di raggranellare un po' di soldi e è riuscito a raccogliere qualcosa per il vitto, per l'alloggio, ma non per il trasporto. Da Lipsia, dove lui abitava, andò a piedi a Vienna. Cercò la casa di Beethoven, era difficile trovarla perché continuava a cambiarla, ma finalmente la trovò e anzi vide Beethoven seduto a una Weinstube che beveva la sua birra quotidiana. Beethoven sedeva al bar mettendo la schiena verso il pubblico perché non voleva vedere la gente, non voleva essere visto e nessuno osava disturbarlo. E quando il giovane Richard chiese all'oste come posso fare per parlare con Beethoven, l'oste gli disse: guarda, non pensarci neanche, è impossibile, ma io avrei una busta da consegnargli, sono venuto da Lipsia a piedi. Allora l'oste consegnò questa busta a Beethoven. E accadde una cosa veramente notevole, che immediatamente Richard Wagner ricevette una risposta scritta dall'illustre Beethoven: scusatemi, signor Richard, di non potervi ricevere sino a domattina, essendo occupato oggi a preparare un pacco di musica per il Corriere. Vi aspetterò domani, Beethoven. C'è una cosa incredibile. Beethoven, che
dà l'appuntamento la mattina successiva a questo sconosciuto giovane Richard. Il giorno dopo il giovanotto venne invitato a sedere al tavolo dove lui, il sommo, lavorava, scriveva. Era un tavolo coperto di boccette di